L'aumento dei furti di motocicli aveva indotto gli acquirenti a esaminare decine di denunce di furto, monitorando poi quotidianamente tutti gli annunci apparsi sui siti e-commerce, ove venivano pubblicati in vendita i costosissimi pezzi di ricambio dei motocicli. A gestire il traffico era un trentenne residente a Venaria Reale, che sebbene fosse agli arresti domiciliari, aveva il permesso per recarsi al lavoro presso una rivendita di moto a Collegno, ove insieme alla figlia dei titolari del negozio pubblicava annunci e metteva in vendita i pezzi di ricambio delle moto BMW. Il trentenne, oltre a vendere pezzi, aveva organizzato con l'amico di Fiano, chef e titolare di un rinomato ristorante di Venaria, e con il cognato di Torino, un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, coltivando marijuana e cedendo a terzi sia marijuana che hashish, nascondendo l'attività illecita mediante la creazione di ditte fittizie, aventi per oggetto la produzione, oggi in espansione in Italia, di canapa sativa, sulla quale è in atto da qualche tempo una rivalutazione dei criteri di coltivazione e di produzione. Le indagini hanno consentito di raccogliere complessivamente elementi di responsabilità nei confronti di 13 persone, denunciate alcuni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, altri solo per detenzione a fini di spaccio di sostanze. Per 5 di loro sono scattate le misure cautelari, mentre altri 2 sono state arrestate in flagranza di reato perché sorpresi in un capannone industriale a Venaria presso il complesso Artico, ove i 4 distinti locali erano state abusivamente allestite le serre.